10 partite giocate, 10 vittorie per la Cremonese nel suo campionato. Continua la marcia inarrestabile della capolista, che adesso si trova a 8 punti di vantaggio sulla seconda, che è il Parma. Oggi è successo tutto nel primo tempo. Sembrava una partita facile per la Cremonese, che ha sbloccato il risultato all'11esimo e ha raddoppiato al 27esimo del primo tempo. Poi c'è stata la reazione della Reggiana che pochi minuti al 37esimo del primo tempo riduceva lo svantaggio, dimezzava lo svantaggio. Il secondo tempo, dopo una clamorosa occasione della Cremonese per portarsi sul 3-1, c'è stato solo Reggiani in campo ed è stata una sofferenza per la Cremonese, che ha subito la vivacità, la vitalità di questi ragazzi di Reggio Emilia, che hanno messo alle corde la Cremonese, complice anche diciamo un leggero calo nella Cremonese, dovuta probabilmente a un po' di stanchezza, perché nel primo tempo aveva dato dimostrazione di essere appunto la prima della classe. Ed è stata una sofferenza fino alla fine, il risultato sempre in bilico, partita apertissima, e la Reggiana ha provato, ha cercato in tutti i modi di arrivare al pareggio, ma non c'è riuscita, perché la gran mole di gioco che ha fatto, tanti palloni che sono arrivati dentro l'area della difesa della Cremonese, non c'è mai stato uno stoccatore vincente che raccogliesse il suggerimento dei compagni. Comunque una bella Reggiana che è uscita sconfitta ma a testa alta, e contro una capolista che ormai farà notizia quando qualcuno strapperà un punto di questa Cremonese. Questa squadra che sta dominando letteralmente il proprio girone. Di riceverlo di nuovo il pallone, lì invece ha cercato. Ormai siamo a 4 minuti, quindi fuori gioco, e arriva il fischio dell'arbitro. Ancora una vittoria.